58.000 persone, quasi il record del mondo nella maratona maschile, un pubblico molto attento e partecipativo, per me è una scarpa da testare in gara, questa è la London Marathon del 2023. Ma come al solito partiamo dall'inizio. Ho lasciato Varese con la pioggia e sono arrivato a Londra, dove ovviamente la pioggia è una costante della vita dei cittadini londinesi. Sono pronto per fare una piccola corsetta, poi parteciperò all'evento New Balance nel quale ci racconteranno di questa bellissima nuovissima scarpa Fuel Cell Elite V3, con la quale correrò la maratona di Londra domenica. Speriamo che non piova più di tanto, la temperatura comunque è discreta, l'umidità però c'è sempre. Dipenderà anche un po' dalla possibilità che avrò di partire davanti. Partirò con la massa e non con gli Elite, quindi vedremo. Qui c'è un sole splendido, si sta benissimo, ci crediamo tutti. Poi soprattutto la corsetta è stata sotto la pioggia, ma mi sono assolutamente divertito. Dovrei comunque capire come correre, perché non sono in grado. Forse sarebbe stato più saggio e intelligente utilizzare Strava e farsi condurre in un parco. Invece così, comunque, sono riuscito a fare qualche chilometrino. La gamba gira, sicuramente gira meglio del previsto, nonostante ho rischiato almeno 4-5 volte di farmi investire dai bus, quello fa parte del mestiere. L'hotel è assolutamente di altissimo livello e quindi adesso magari mi bevo qualche vinello. No, scherzo, questo non lo farò di sicuro. Mi faccio una piccola doccia, che comunque all'interno della spa di questo hotel sto ancora cercando di capire com'è il programma, ma nei prossimi minuti sicuramente sono in grado di farlo. Il programma comunque vedo che è abbastanza denso, dovrei cercare di capire le caratteristiche tecniche di questa scarpa. Ho la fortuna di incontrare gli esperti di New Balance di prodotto a livello internazionale, quindi questo non mi lascerò sfuggire una piccola intervista. Il venerdì sera è volato, poi il sabato mattina al ritiro dei pettorali è stato il più efficiente mai visto. Sto ritirando il pettorale sabato mattina, è molto efficiente la cosa. Sembra che in pochissimi secondi, pochissima coda, si riesca a ritirare tutto. Mi stanno impacchettando il pettorale, purtroppo partirò dietro domani, cavoli, non sapevo, ho questa sfiga, però vabbè, domani vedremo un attimo come gestire la cosa. Thank you so much. Thank you, good luck. Enjoy. Ci sono tantissime cose da vedere a questo Expo e in particolar modo c'è la nuova giacchettina. Io userò un'altra, però sempre comunque nera, vediamo se troviamo qualcosa di interessante. What advice can you give me for tomorrow? Listen, it's perseverance. Perseverance all the way, you understand? And just have the right mindset. Listen, we're doing it for a good cause. Big up the running gang all the way. Vado a trovare Ben dopo un po' di tempo. Hey Ben, how are you doing? How is life? Yeah, not too bad. See you again. You're running tomorrow? Yeah. No, you're just doing all the marathon. Una volta tornato in hotel, ho fatto i miei soliti 5 km, in questo caso in maniera un po' inconsueta rispetto al solito. Ci stiamo trovando per la shakeout run, ci sono tantissime persone, io cercherò di correre pochi minuti, comunque alla fine la gara domani si preannuncia interessante. Appena tornato dal ritiro pettorali, adesso vediamo un attimo come si corre, speriamo non pianissimo. Sono con Alex di Meta Endurance, lo guardo sempre io, guardatelo anche voi. Adesso lui non corre però, lui non corre. Ciao ragazzi, that's all I can say in Italian. Sei pronto Simone per domani? Prontissimo, non vedo l'ora. Poi che spettacolo è questa città. Ma piove? Domani sì, domani piove. Dobbiamo trovare qualcosa per farci andare comunque anche sotto la pioggia. How are we all? Happy Saturday. My name is Saheed. And now I've got a megaphone. So in a second we're gonna spread out. And my lovely friend over here, Rachel, is going to go through a little mobility warm-up activation. And then we are going to head off as a massive human train on our little route
It's maximum 5K. It won't hurt. We're going to go at a very steady pace. We're going to stop about 12 times and take unlimited photos. And we're going to have fun, and then we're going to come back and eat and dance and do whatever. Are you ready for tomorrow? I believe I am. Are you ready for tomorrow? I'm ready for tomorrow. Definitely, definitely. What advice can you give me? Enjoy. Enjoy and... Thank you so much. Simone, come mai ci fermiamo ogni due minuti, cioè un chilometro? Così, in maniera, sì. Ci sono le tre, uno, due, tre. Non mi stanno neanche alzando i battiti, sembra sto ancora dormendo, un po' sto dormendo. Però la cosa buona è che comunque non dobbiamo sbatterci più di tanto. No, infatti, sicuramente oggi non ci perdiamo. Meno male che non piove, però domani dici, sei sicuro che piove? Così dice AccuWeather, che non è uno sponsor. È comunque molto pericoloso correre qui, alla fine c'è gente che va avanti, indietro, an easy run che non è così easy, però c'è tanta gente che corre, molto bello, carinissimo. Abbiamo corricchiato 20 minuti nemmeno 3 km e ci siamo già fermati, dicevano che ci saremmo fermati 12 volte, per ora tipo già 6 o 7. Tra l'altro sarebbe davvero prezioso se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Nei prossimi giorni saranno copiose. Adesso vado a fare un piccolo video con Alex e ho allungato di un altro chilometrino per arrivare a 5, ma comunque stamattina un po' particolare, però ho visto qualche bel monumento di Londra, è sempre bello correre qui, è da tanto che non lo facevo, ma comunque correre così piano, boh, non lo so. Rosario, ma perché non sei venuto a correre con noi? Perché mi preparo per domani che ti devo battere. Ma partiamo assieme? Tu parti, mi sa, un'ora prima di noi, perché io sono con gli esseri umani, tu invece sei con gli extraterrestri. Alex di Meta Endurance mi sta facendo un servizio fotografico, lo devo ringraziare. Quando sarò a Bruxelles la settimana prossima gli offrirò qualcosa da bere, dai. Tra l'altro non posso che ringraziare New Balance per la possibilità offertami di vedere in anteprima i modelli 2024, dei quali purtroppo non vi potrò raccontare nulla, ma che secondo me hanno qualche scarpa, qualche chicca davvero interessante. How is the event? Yeah, it's great. Really good. Really good. Exciting. Lots of people running. Everybody getting ready for tomorrow. So great fun. Great job. I really enjoyed this morning. The run was fantastic. And the presentation of the shoes was also great. The run this morning was fantastic. Seeing all the sights, really exciting for everybody. Seeing the product from what's coming in 2024 next year will be it's great to show everybody and get excited for that as well. And I promise you I didn't take any picture. I was almost trying to do, but I didn't do it. Exactly, we've got to keep it a surprise for everybody, so really good. Mi sto facendo fare la scritta sulla maglietta di Top 4 Running, ma sì, è interessante questo servizio che offrono. Thank you so much. Poi ho apprezzato tantissimo la conferenza stampa del sabato sera, che ha mostrato la capacità di New Balance di ricevere in maniera molto efficace il feedback degli atleti. You know, the spikes that particularly Jake and a few other athletes around, we spent just a ton of time looking at how we can get the most power, the most rebound out of them to compete with what's going on in the industry. So I do think those spikes are something that the product team is incredibly, incredibly proud of. Unbelievable facility, and it's adjacent to one of the fastest, if not the fastest, 200 meter track in the world. So we can actually take a fatigued athlete, get them on a treadmill, testing out some new plate geometries, testing out some new foams and some really interesting things we have coming in the pipeline. So seeing how that is integrating in to serve these guys, but then ultimately to serve the people that are going to be out on the course for a couple of hours, and in some cases, you know, 5 or 6 hours out there. It's incredibly important that you're thinking about them as much as we think about these guys and how you build it out the range. So. Per la cronaca, sono andato a prendere il cinese e mangerò solamente un po' di riso e poi con un po' di proteine. Boh, non so, adesso mi ritiro a vita privata, non andrò fuori a cena. Qui c'è veramente tantissima gente, è assolutamente piacevole la serata, però l'impegno di domani sarà comunque impegnativo e quindi bisogna cercare di rilassarsi e di stare easy. La mattina pre-gara ero davvero rilassato, anche perché sapevo del mio pettorale,
Ho quindi potuto interagire in maniera simpatica con tutti gli atleti e con anche qualche personaggio famoso. È il grande giorno, stiamo andando al Pullman di New Balance, ma prima colazione, o meglio colazione al sacco, vediamo cosa ci hanno preparato e poi saliamo sul Pullman. Sei pronto? Le scarpe sono assolutamente... No, non uso quelle. Stavo per chiedermi, ma 1.30 con quelle? Secondo me 1.15 lo faccio con queste, ma 2.30 non lo so. Dai Massi! Tony, are you ready for today? Sì, hoy la maratón se espera. Voglio disfrutar todo lo que se pueda. 2.30, 2.35? No, ho entrenato mucho, 2.45. Massimiliano, sei pronto per la tua prima maratona? No, sono pronto. La paura fa parte del successo, quindi avrò successo, ho molta paura. Ma se vuoi ti consiglio che scarpe usare, non lo so. Ma soprattutto dammi almeno 5 secondi, dammi 5 minuti dei tuoi, che ti costa? No, ci stai? Faresti il baratto per me? Faccio volentieri, assolutamente. Good luck. Thanks, mate. Ora siamo sul Pullman, stiamo andando alla partenza, all'ospitality di New Balance, dove finalmente mi prenderò un coffee, qualche minuto di relax e poi ci avviciniamo alla partenza. Sono agitata, ecco che cosa sono, sono molto agitata, ma cercherò di stare tranquilla, respirerò così i muscoli si rilassano e poi prendiamo l'orario di partenza. Qui c'è tantissima, tantissima gente, si rischia di perdersi, però boh. Ho visto anche i pacer delle 6 ore, fa freschino. Ci siamo un attimo persi nel parco, ci sono davvero tantissime entrate, l'ospitality, siamo andati a quella dell'elite ma non ci hanno fatto entrare. Enjoy the day and thanks for your support. Enjoy your day. Good luck. Any advice? Just have fun. Just have fun. Welcome, have a good run. Thank you. La tenda è assolutamente molto utile, ci permette di rilassarci quasi fino all'ultimo minuto, anche se tra poco andrò alla partenza. Sono con Ioni che corre molto forte, lo spagnolo quarantenne, 2.28 a Valencia, un po' dice lui fuori forma. Ho messo le scarpe bianche perché pesano 13 grammi in meno, poi diciamo Rosario che runner form mi dice che non cambia niente, comunque vediamo dai. Ragazzi, buona fortuna, divertitevi e mi raccomando, cercate. Sei pronto? Prontissimi. Divertiti. Andate piano. Non c'è pericolo su quello. C'è pericolo. No, guarda che inserito con noi. Vediamo all'arrivo e boh. Al ristoro. Comunque vada al ristoro, siamo tutti insieme. La mia gara poi è andata come previsto, purtroppo. Siamo arrivati, adesso mi faccio dare... Vi faccio dare la medaglia. Really good race day. The weather's been nice and cool. It's been a record race, I think. Some debutant won today, so that's pretty amazing. 2 hours 1 record for the course, so yes. Sì, secondo me vi conviene venire, bellissima gara. Io sono partito dietro purtroppo e quindi ho dovuto superare tantissima gente. Ho fatto comunque 2 ore 37, non il massimo per la mia prestazione solita, però vabbè. Ci accontentiamo. Siamo arrivati, sono stati veramente gentili. Io mi bevo il prosecchino appena arrivato. Forse non è il miglior recovery drink, però vabbè, ci accontentiamo così. Com'erano le scarpe che hai provato? New Balance shoes are faster. They help me absolutely. Sto chiaramente tornando dalla maratona. Beh, la giornata è stata comunque molto complicata. Però mi sono assolutamente divertito. Alla fine ci saranno altre maratone dove gestirò meglio la partenza. Voi nel frattempo sei stanchi, però non inizieremo la prossima. Ciao.